Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Visto che in questi giorni siamo costretti a stare chiusi in casa per via della quarantena, e io personalmente mangio sempre, anche quando sono annoiata, non so voi, però io faccio questo. Questa è la mia vita di tutti i giorni, anche se so che è sbagliato perché dovrei allenarmi e dovrei mangiare più sano, però per adesso non lo sto facendo. E alcune persone che forse non hanno capito il concetto di quarantena, stare chiusi in casa, no, non credo proprio, l'abbiamo capito. Comunque, prima i posti, il cibo, a me personalmente non dico che mi manca solo quello, però tipo nostalgia dei donuts del McDonald's, quelli i miei preferiti, quelli con la glassa rosa e i mini marshmallow. Quindi ho deciso di ricrearli in casa. L'unica cosa spiacevole del procedimento è stato che non so perché la glassa non si è venuta proprio rosa, mi è venuto tipo un rosa trasparente, pallido. Non riesco a capire. Ora non so se sia stato il poco colorante aggiunto, o troppo poco zucchero a velo, oppure li ho glassati quando erano troppo caldi. Non riesco a capire. Fatto sta è che non è venuto proprio rosa rosa. Però, vabbè, lasciamo perdere perché sono venuti comunque buonissimi, quindi magari li potete ricreare voi o col cioccolato semplice o solamente o soltanto con lo zucchero a velo. L'importante è che siano buoni, commestibili e basta. ora non mi perdo in chiacchiere e vi lascio al procedimento. Spero che questo video vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima. Un bacio. Allora, per preparare i donuts iniziamo a sbriciolare il lievito di birra in una ciotolina e aggiungiamo un cucchiaino di zucchero e del latte e poco latte tiepido preso dai 250 ml e mescoliamo per far sciogliere il tutto. Fatto questo, mettiamolo da parte per un attimo e prendiamo una ciotola più grande e versiamo i due tipi di farina, si vede anche nella planetaria, e aggiungiamo mano a mano il composto di lievito, il rimanente latte tiepido, le due uova medie a temperatura ambiente, lo zucchero, la vaniglia e il sale. Impastiamo tutto fino a quando il composto non si staccherà dalle pareti della ciotola. Ovviamente se avete la planetaria impastata a velocità moderata. Tutto questo per circa 10-15 minuti.
A questo punto aggiungiamo il burro ammorbidito a piccoli pezzettini e poco per volta per permettere all'impasto di inglobare bene il burro inserito prima di aggiungere dell'altro. Impastiamo fino ad ottenere un composto liscio e omogeneo. Adesso trasferite l'impasto o lasciatelo direttamente nella ciotola che avete utilizzato e copritelo con una pellicola trasparente. E lasciatelo lievitare per 2 ore fino a quando l'impasto non avrà raddoppiato il suo volume. Trascorso il tempo indicato, versiamo l'impasto su una spanatoia o il tavolo infarinato e stendiamolo con un mattarello fino a ottenere uno spessore di 1 cm. Adesso per ricavare i cerchi, io purtroppo non mi trovo in casa il decoppapasta o l'attrezzino per fare i donuts, quindi ho usato un bicchiere e un tappo della bottiglia. Lo potete fare anche voi se non vi trovate queste cose. E mi raccomando però di pressare bene il bicchiere e di girarlo un po' di volte in modo da staccare facilmente i nostri donuts dall'impasto. E poi li poniamo su della carta forno e andremo a farli riposare per ulteriori 40 minuti. Nel frattempo che i nostri donuts lievitano, prepariamo la glassa. Io in questo caso ho visto che mi mancava il McDonald's, di fare la glassa rosa. Quindi ho versato il burro fuso e lo zucchero a velo e poi tanta acqua calda quanto ne serve per ottenere un composto fluido. Questo è quello base. Se per ottenere quello con la glassa rosa dobbiamo aggiungere circa 4-5 cucchiai in più di zucchero a velo. Ottenute queste glasse lisce e cremose, scaldiamo l'olio e friggiamo i nostri donuts, rigirandoli fino a dorarli su entrambi i lati. E poi mescolateli su uno scottex o carta assorbente per scolarli dall'olio in eccesso. Quando i donuts saranno diventati tiepidi, immergete un lato nella glassa e poggiateli su un vassoio, su un foglio di carta forno e cospargeteli con le decorazioni che vi piacciono. Io in questo caso ho deciso di ricreare appunto quelli del McDonald's, quindi l'ho decorati con i mini marshmallow. E lasciate asciugare per qualche minuto e poi gustateli. Ed ecco qui il risultato.